Una bella iniziativa, perché si parla di ambiente, si parla anche di inquinamento, di problemi dell'ambiente. Come è nata questa iniziativa con i ragazzi della scuola? I ragazzi frequentano una classe laboratorio che si chiama, è dentro un progetto che si chiama Civilmente, di Peer Education, quindi imparano a formarsi per educare i loro coetanei su determinate tematiche relative alla cittadinanza attiva. Abbiamo iniziato con i diritti umani, il secondo tema era l'ambiente. Abbiamo pensato di affrontarlo a partire da qualcosa che fosse loro vicino, quindi non parlare di un inquinamento, di problemi lontani che quindi ritengono che non li coinvolgono, non li possano toccare né l'oggi né nel futuro. E appunto abbiamo chiesto l'aiuto, la grande disponibilità che ci ha dato inizialmente Augusto nel raccontare le storie di inquinamento della nostra regione. E da lì è nata la curiosità poi di andare a visitare, quindi era la possibilità anche di fare l'uscita didattica per poterlo incontrare. E poi abbiamo chiesto alla Gallina Camminante, in particolare Alessio Tessitore, di darci una mano a costruire il film. Devo dire, è stata una grandissima esperienza, perché noi all'inizio, devo dire sinceramente, pensavamo di fare una sorta di documentario. I ragazzi da subito hanno voluto raccontare una storia, una fiction, infatti il film si può dire che è un film di fantascienza. L'acqua sta finendo, qui è tutto inquinato. Serve un volontario che vada di là della montagna per trovare la fonte non contaminata. Deve riportare un campione d'acqua per analizzarla. E bisogna trovare un'ulteriore fonte d'acqua e viene chiamata questa ragazza per svolgere questo compito. Quindi parte in mezzo ai boschi, in mezzo alla natura, e alla fine la trova, però sceglie di salvare l'ambiente anziché gli esseri umani. Quindi torna sul posto di lavoro e fa finta di niente. Sicuramente non è stato facile, in quanto abbiamo dovuto anche acquisire delle nozioni sull'ambiente, sul disastro di Bussi che è accaduto, e quindi anche realizzare le scene, trovare una trama, mettere tutte le idee insieme è stato difficile. Quando siamo trovati sul posto abbiamo dovuto rigirare le scene varie volte. Il primo premio che abbiamo ricevuto è il premio da parte dell'associazione Rotary, siamo arrivati i primi. Dopodiché siamo stati premiati a livello nazionale nel Festival del Cinema Ambiente, in cui siamo arrivati terzi. E queste due comunque grandi onorificenze, per noi che siamo una scuola comunque piccola e abbiamo lavorato tantissimo, è stato davvero un traguardo molto importante per noi, perché è stato veramente un duro lavoro da parte di tutti.